Ho visto che tutti stanno facendo una top 10 dei 10 personaggi preferiti di Super Mario. Quindi, ecco la top 10 dei miei 10 personaggi preferiti di Super Mario. Prima di cominciare, però, mi invito a leggere la descrizione per maggiori informazioni. Ok, iniziamo. All'ultimo posto ho messo Bowser. Bowser è uno dei primi nemici di Super Mario, apparso per la prima volta in Super Mario Bros. Nel 1985. L'ho messo tra i miei 10 personaggi preferiti perché è uno dei personaggi più forti e in più non si arrende mai nel catturare la principessa Peach. Un atto abbastanza malvagio. So che molti di voi non se l'aspettavano, ma Mario si trova al nono posto. Esiste sin dal 1981 ed è apparso per la prima volta nel gioco Donkey Kong. Il suo nome però non era Mario, ma era Jumpman. L'ho messo al nono posto perché le abilità sue sono troppo standard in confronto ad altri personaggi che possono fare molto di più. All'ottavo posto abbiamo Luigi. Luigi mi piace un po' più di Mario perché mi piace di più il suo carattere e ha anche qualche abilità in più. Apparve per la prima volta nel gioco Mario Bros. La cosa che mi piace di Luigi è il suo sguardo, che ormai richiamano tutti Death Stare, nel gioco Mario Kart 8. Al settimo posto abbiamo Baby Rosalinda. Baby Rosalinda sarebbe la parte infantile di Rosalinda, che è una delle mie principesse preferite, che però sfortunatamente non è riuscita ad entrare nella top. Baby Rosalinda appare per la prima volta in Mario Kart 8. Questo personaggio mi piace un po' per estetica e un po' perché preferisco i personaggi più leggeri su Mario Kart. Al sesto posto abbiamo Toadette. Toadette appare nella prima volta in Mario Kart Double Dash. Toadette, inoltre, è l'unica Toad ad avere questo aspetto. Questo personaggio mi piace un po' per estetica, un po' per le sue abilità nei giochi, ma anche perché assomiglia anche a Toad, che è uno dei miei personaggi preferiti e che si trova in questa top. Al quinto posto abbiamo il Palottro Bill, anch'esso apparso per la prima volta in Super Mario Bros. Questo è uno dei nemici di Mario ed è anche il mio preferito. Questo personaggio mi piace perché, primo, è fatto di metallo, a me piace il materiale metallico. Poi, in alcuni giochi, come per esempio in Super Mario Galaxy, è indistruttibile, cioè se lo tocchi ti fa danno, tranne se hai una superstella. In più, il Super Mario Odyssey è uno dei nemici più utili che Mario può catturare per superare tipo burroni molto grandi. Al quarto posto abbiamo il Conde Cenere. Il Conde Cenere è apparso solo in Super Paper Mario. Questo personaggio mi piace per la storia che c'è dietro di lui, però anche per il suo stile e per il suo comportamento. Il vero nome del Conde Cenere è Lumiere ed è fidanzato con Consilia, ovvero Farfalla. Al terzo posto abbiamo Dimezio, che appare sempre nel gioco Super Paper Mario. All'inizio si pensava che fosse uno schiavo del Conte Cenere, mentre alla fine si è scoperto che era un suo rivale. Poi Dimenzio, avendo il cuore oscuro, si è fuso con Luigi, alla fine creando un mostro. Questo personaggio mi piace perché diciamo che è molto ironico. In seconda posizione abbiamo Mister L, che è apparso sempre in Super Paper Mario. Mister L apparse per la prima volta nel mondo 4, quando voleva affrontare Mario con il suo Frabot. Dopo essere stato sconfitto da Mario, si voleva vendicare, perciò lo aspettò nel mondo 6 con il suo Frabot modificato, chiamato Frabot tipo L. Una volta che Dimenzio venne a sapere del suo secondo fallimento, lo fece esplodere, trasportandolo in un posto ignoto, così di lui non si seppe più nulla. Questo personaggio mi piace prima di tutto per il suo stile, e poi perché è da qui che ho preso la controparte del mio C. Ecco il momento che tutti stavate aspettando. Il mio personaggio preferito in assoluto di Super Mario è Toad! In realtà mi piacciono tutti i tipi di Toad, soprattutto quello blu che è apparso anche nei due giochi della serie di New Super Mario Bros. Per le console fisse. Ed è anche del mio colore preferito.
Però il Todd che mi piace in più in assoluto è Captain Todd. Non solo perché è più coraggioso di tutti gli altri Todd, ma anche perché fa parte finalmente di un videogioco suo. Ok ragazzi, quindi questa era la mia top 10 personaggi preferiti di Super Mario. Spero che vi sia piaciuta e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!